Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti nella prima edizione del nostro telegiornale che apriamo. In apertura ci occupiamo di trasporti, del trasporto pubblico abruzzese, del bilancio della TUA presentato questa mattina. E allora noi andiamo in diretta subito a Roseto degli Abruzzi per scoprire insieme a Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio, questo bilancio 2019 inutile per la società di trasporto unico abruzzese. Buon pomeriggio Giuseppe, in compagnia, tra poco lo vedremo, del presidente TUA Gianfranco Giuliante. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio anche al presidente Giuliante. Buon pomeriggio, siamo a Roseto, quest'anno è toccato alla provincia di Teramo ospitare il convegno di presentazione del bilancio del trasporto unico abruzzese, bilancio 2019 che si chiude inutile, un utile di quasi 100.000 euro, non molto per l'azienda ma comunque inutile. Allora ringrazio il presidente Gianfranco Giuliante per essere qui con noi nel corso di questo telegiornale. Allora presidente, quali sono state le scelte decisive per raggiungere questo traguardo? La TUA aveva una serie di problematiche e criticità che abbiamo inteso affrontare e ci siamo resi conto che con piccoli aggiustamenti alcune soluzioni potevano essere vincenti. Abbiamo fatto in tempo a chiudere inutile il bilancio del 2019 che è stato approvato come previsto dalla legge entro il 30 giugno 2020 e contestualmente alle scelte che avevamo fatto, alle strategie che avevamo misurato nel tempo, ci siamo ritrovati in un mondo nuovo, completamente diverso, con problematiche che a questo punto impongono di riconsiderare complessivamente quello che dovrà essere la mission e le azioni del trasporto pubblico abruzzese. Sto parlando chiaramente di una fase post-Covid in cui tutte quante quelle che sono le entrate da trasporto si sono di fatto azzerate sia durante il lockdown per poi essere marginali per tutto quanto il resto, e ci apprestiamo ad affrontare una fase che diventerà quella più difficile sia per l'Italia sia per l'Abruzzo, che sarà quella della riapertura di settembre, in cui ci sarà la fine delle vacanze, la riapertura complessiva di tutti quanti gli uffici e soprattutto per quello che sarà il problema scuola. Ecco, questo riguarderà il tema caldo di questi giorni, che riguarderà da vicino anche quello evidentemente del trasporto pubblico. Come vi state organizzando su questo fronte? Sono diverse proposte quelle che voi fate per mettere tutto in sicurezza? Certo, stiamo cercando in qualche misura delle soluzioni. Bisogna dire che una delle problematiche che l'anno scorso c'erano state sottoposte era quella di una flotta che era obsoleta, quella che avevamo ereditato. Noi nell'arco di tempo che va dal 2019 al tutto il 2020 finiremo complessivamente per acquistare 150 nuovi autobus, di cui il 30% lo faremo con soldi propri della TUA e senza contributo. 100 sono già attivi, altri 50 ci saranno entro l'anno. Questi autobus naturalmente non basteranno e comunque andranno a rilevare una flotta in cui molti autobus dovranno essere dismessi, e quindi si porrà il problema di come trasportare in una condizione come quella che è prevista per settembre una massa importante di cittadini abruzzesi. Questo potrà essere fatto, lo continuo a ripetere, abbiamo scritto due lettere aperte negli scorsi mesi a tutti gli stakeholder, alle istituzioni pubbliche e quelle scolastiche, soltanto se si metteranno in sinergia delle idee, se si cercherà di arrivare a delle soluzioni condivise con i comuni che ci offriranno delle corsie privilegiate per poter essere più veloci nel trasporto e quindi farne di più, sulle scuole che dovranno modularsi attraverso quello che può essere l'allungamento della settimana scolastica per quello che noi riteniamo, laddove possibile, attraverso le learning per una parte della classe, cioè bisogna creare condizioni per le quali il trasporto pubblico, che è finito, laddove deve essere ancora utile ai cittadini e agli studenti, abbia la collaborazione di tutte le istituzioni. Insomma, il 2020 per questa pandemia è destinato a complicare non poco le cose e il presidente Marsilio riguardo questo ha fatto un appello
al governo affinché aumentino le risorse statali nei confronti del servizio del trasporto pubblico, che come molti altri settori avrà notevoli ripercussioni. Allora ascoltiamo se dalla regia sono pronti le parole del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e poi le commentiamo insieme. Prego dalla regia. È chiaro però che questa tendenza ai tagli deve non soltanto terminare ma ormai anche invertire. Non è sufficiente garantire che nei prossimi anni potremo avere la stessa contribuzione, la stessa quota di contributo senza subire ulteriori decurtazioni. L'emergenza Covid costringe le aziende di trasporto pubblico ad assumere costi maggiori perché i pullman non possono viaggiare affollati, troppo affollati, quindi hanno una ridotta capienza. Per poter servire lo stesso numero di persone servono ulteriori corse bis e ter nelle ore di punta per poter servire tutta l'utenza. Questo significa costi maggiori, la sanificazione non ne parliamo, quindi la pulizia e la sanificazione viene fatta in maniera più frequente, quindi questo significa avere maggiori costi. Dallo Stato ci attendiamo una presa di consapevolezza e quindi una maggiore contribuzione per poter tenere in piedi il trasporto pubblico locale. Prima di lasciare la parola a Jacopo Porcella da studio, Presidente, il 2019 lo avete chiuso inutile, per il 2020 c'è preoccupazione? Per il 2020 c'è preoccupazione, lo dicevo prima, si è marginalizzato quelli che sono gli ingressi di denaro da pagamenti di corse che evidentemente sono durante il lockout sono state prossime allo zero e successivamente con pochi utenti, ma ci sarà soprattutto il problema degli ulteriori costi, come diceva il Presidente, dovuto alla sanificazione, al distanziamento sociale e via di seguito, e quindi ci aspettiamo che anche la contribuzione diventi adeguata rispetto alle mission che dobbiamo compiere. Una cosa che però voglio garantire è, così come nel 2019 non c'è stato nessun licenziamento, anche nel 2020 e per quello che ci riguarda nel 2021 nessun dipendente della tua verrà licenziato. Jacopo, linea a te per eventuali considerazioni o domande da studio. Sì, io innanzitutto do il buon pomeriggio al Presidente Giuliante, con cui c'eravamo sempre in collegamento, sentiti se non erro lo scorso 18 maggio, proprio il giorno della fase 2, proprio per parlare di trasporti dopo il lockdown. A distanza, Presidente, di un paio di mesi, il feedback che vi arriva da parte degli utenti del trasporto pubblico regionale abruzzese qual è? Cioè, c'è soddisfazione, c'è fiducia, oramai praticamente si prendono i mezzi pubblici con estrema tranquillità, immagino di sì, qual è la risposta? Beh, naturalmente noi in questa fase lavoriamo ancora al 70% di quelle che è le quote di trasporto che ci sono state affidate. Ciò crea dei problemi, ma stiamo cercando, monitorando ogni singola corsa, di trovare delle soluzioni, pur nella consapevolezza, lo ripetiamo, che il numero ridotto di passeggeri che possono essere trasportati deve trovare a breve una soluzione. In alcune regioni hanno scelto che solo con l'utilizzo della mascherina il trasporto pubblico può essere riattivato a pieno. In questa regione, in gran parte dell'Italia, purtroppo questa scelta ancora non è stata fatta e quindi bisognerà trovare soluzioni altre, perché il numero degli utenti che prevediamo in un prossimo futuro è destinato ad aumentare e il numero degli autobus che abbiamo a disposizione sono sicuramente non adeguati per trasportare tutte quante le richieste. L'ultimissima da parte mia, è chiaro, lei prima faceva riferimento al mese di settembre, che sarà importante soprattutto perché si torna dalle vacanze, ma perché è evidente che ci sarà anche tutta la parte relativa al ritorno nelle aule da parte degli studenti. Quanto manca al trasporto pubblico regionale abruzzese per far fronte poi a settembre ad una massa di utenti che sarà molto diversa rispetto a quella post-Covid e a quella estiva che stiamo vivendo adesso?
Ma non sarà, lo dicevo prima, soltanto un problema risolvibile dall'agenda di trasporto pubblico locale, ma dovrà essere il combinato disposto di soluzioni condivise con le istituzioni politiche, i comuni e anche e soprattutto con i distretti scolastici, per creare una condizione per la quale ogni studente possa pensare di viaggiare, ma è altrettanto vero che non lo possono fare tutti insieme. Quale potrebbe essere una strada percorribile, mi perdoni Presidente? Una strada percorribile che stiamo valutando potrebbe essere quella di valutare e di verificare quali sono le corse di maggiore incidenza nelle quali il solo trasporto pubblico locale non può operare e, se del caso, visto che noi abbiamo anche un certo numero importante di chilometri che potremmo dare in gestione all'esterno, fare una serie di valutazioni per affidare a soggetti esterni la parte eccedente che noi non riusciamo ad assolvere. Perfetto, grazie, grazie Presidente, se non ci sono altre domande da parte di Giuseppe direi che possiamo rientrare. Sì, da Roseto è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino, grazie al presidente di Tua Gianfranco Giuliante. Noi rientriamo e continuiamo con il nostro telegiornale perché torna d'attualità la campagna elettorale per le elezioni nel comune di Chieti, l'avvertenza Depuracque di Chieti Scalo. La FIOM fa appello alla politica affinché sia garantito il futuro dell'azienda e dei suoi 15 dipendenti. Questa azienda è un'azienda importantissima dal punto di vista strategico per la tutela delle aziende del territorio, ma soprattutto per la tutela del nostro territorio. È stata l'emergenza Covid ad aggravare la già precaria situazione dei 15 dipendenti della Depuracque di Chieti Scalo. La società infatti entrò in crisi a seguito di un'inchiesta giudiziaria del 2015 che ne indagò i vertici e del successivo scandalo dei reflui eni provenienti dalla Basilicata nel 2016. Dall'onda mediatica susseguente è scaturita una stretta sulle regole che, dice la FIOM, ne ha limitato fortemente la capacità operativa, lasciando le maestranze praticamente inattive. Da qui la forte preoccupazione per la possibile ennesima emorragia di posti di lavoro in Val di Sangro. Se l'interessamento del consorzio di bonifica aveva fatto ben sperare per una soluzione mista pubblico-privato, il bando e il seguente ricorso al TAR del secondo classificato ha bloccato la procedura, riaprendo il baratro dell'incertezza per i lavoratori. Pochi giorni fa è uscita la sentenza del TAR che ha riconosciuto valide le questioni della seconda aggiudicataria, quindi la gara è stata annullata e siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Se non fosse atto che però noi non abbiamo più la possibilità di tergiversare, non ci sono più ammortizzatori sociali a disposizione. Ora il sindacato dei metalmeccanici richiama l'attenzione sull'avvertenza anche in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo teatino. Questa non è un'avvertenza come tutte le altre, non è un'avvertenza dove troviamo il sindacato che si trova a discutere sul tavolo con l'imprenditore. Qui parliamo di una società pubblica che sta creando una società partecipata col pubblico e il privato. L'apporto che può dare la politica in questo genere di vertenza può essere fondamentale e risolutivo. E adesso parliamo delle terme di Caramanico, perché aveva creato allarme il caso di positività al Covid delle superfici dell'albergo Maiella all'interno proprio delle terme, registrato a seguito dei controlli ambientali fatti in autotutela. Dopo la sanificazione gli impianti termali sono tornati pienamente operative. Noi abbiamo in collegamento telefonico il vice sindaco di Caramanico Terme, Antonio De Vita, a cui diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio vice sindaco De Vita, nonché assessore. Vogliamo parlare insomma della ripresa di queste attività delle terme di Caramanico dopo che insomma i controlli che sono stati fatti, che peraltro erano, ci ha spiegato, anche un eccesso di zelo, hanno dato tutti, per fortuna verrebbe da dire, esito negativo? Sì, innanzitutto un buon pomeriggio a tutti e la ringrazio per avermi dato la possibilità di chiarire un po' questi aspetti. In realtà le devo dire che comunque anche in base a ciò che è stato riferito dalla società delle terme, purtroppo
tutta questa situazione è stata causata da un errore di natura diagnostica, ma in realtà le terme sono state chiuse, lo stabilimento è stato chiuso solo il giorno di sabato per procedere a tutti i processi di sanificazione che, diciamo, sono stati fatti in realtà per un eccesso di zelo da parte della società. Ma comunque stamattina, già da questa mattina, la struttura è rimasta aperta, perché ripeto, non vi è stata nessuna chiusura, tant'è che ho l'obbligo anche di comunicarvi il comunicato che è stato fatto, ci è stato mandato nella mattinata di oggi anche dalla direzione generale dell'ASL, a cui noi come amministrazione comunale abbiamo chiesto contezza. E abbiamo avuto la risposta proprio in questa mattina dalla direzione generale, in cui ci dice che non ci sono elementi ostativi alla continuazione dell'attività termale e a quella della struttura alberghiera. In sostanza, ripeto, è stata una chiusura relativa solo alla giornata di sabato, per poter dare la possibilità di effettuare delle ulteriori operazioni di sanificazione, ma ripeto, dovute semplicemente ad un eccesso di zelo della società. Noi siamo come amministrazione in continuo contatto anche dalla giornata di ieri con il professor Parvuti e con il dottor Ciamponi, il nuovo direttore generale, a cui a nome dell'amministrazione ringrazio entrambi per l'attenzione che hanno rivolto comunque alla nostra realtà. Quello che ribadisco è che comunque l'attività termale continua nella sua interezza, non è stata mai interrotta, solo nella giornata di sabato. L'attività continua nella piena sicurezza sia per gli utenti del comune di Caramanico Terme, per i turisti e anche per gli operatori che lavorano alle terme. Questo immagino che sia stato fatto soprattutto anche per eventuali ospiti, per rassicurarli, dire che tutto va bene e le terme di Caramanico sono assolutamente sì. Fruibili. Ribadisco che non vi è stato nessun caso di Covid a Caramanico. Noi rimaniamo un'isola felice ormai da 4 mesi per l'attenzione che è stata rivolta sia dall'amministrazione, la struttura termale a questa problematica. Quindi ribadisco che l'attività termale continua nella sua interezza e nella massima tranquillità. E oggi pomeriggio incontreremo anche il professor Parvuti, che testimonierà comunque anche la salubrità dei nostri luoghi. Io la ringrazio, grazie al vice sindaco Antonio De Vita, vice sindaco di Caramanico Terme, per questo chiarimento. Ci auguriamo che le terme di Caramanico tornino sicuramente lo saranno, a riempirsi di tanti visitatori e tante persone che ne potranno beneficiare. Grazie al vice sindaco Antonio. Grazie a voi. De Vita. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi andiamo avanti, cambiamo argomento. Questa mattina il sottosegretario alle politiche agricole e forestali Giuseppe Labbate è stato a Pescara, accompagnato dal senatore Luciano D'Alfonso, per incontrare in un dibattito pubblico la marineria e affrontare le problematiche che sta attraversando il settore della pesca. La sostenibilità del fermo biologico in relazione al blocco delle attività determinato dalla pandemia, l'accessibilità nel rispetto delle regole alla cosiddetta fossa di pomo, la procedura riferita ai rimborsi, agli indennizi e ai pagamenti spettanti alla marineria di Pescara, l'integrazione della capacità pensionistica nel mondo del lavoro della pesca, sono stati questi alcuni dei temi trattati questa mattina a Pescara in un incontro organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari Giuseppe Labbate, che ha incontrato i rappresentanti dei pescatori della marineria adriatica. Noi stiamo lavorando, insediando un dossier tecnico fatto anche nutrire dal punto di vista tecnico dello zooprofilattico di Teramo, per fare sì che lo stop delle attività imposto dalla pandemia in una condizione di autodeterminazione dei pescatori di questa parte dell'Adriatico, tra l'altro certificato questo stop anche dall'autorità marittima, dalla capitaneria, possa andare a scomputo del fermo biologico imposto dalla normativa. La seconda questione che vogliamo vedere con lui e con le rappresentanze della marineria e fare in modo che non ci siano più ritardi nel riconoscimento delle competenze economiche dovute a questa complicata attività, questa categoria che vive con molto dolore il suo lavoro. Ci sono pendenze che risalgono a 24 mesi fa, 14 mesi fa.
La terza questione è provare a facilitare l'accesso alla fossa di Pomo nel quadro del rispetto delle regole. È una fossa molto piena dal punto di vista proprio del giacimento della natura dell'acqua per ciò che interessa i pescatori, e noi vorremmo capire se è possibile. La quarta questione, che è molto nostra di eletti in Parlamento e con poca fiducia da parte delle maestranze della pesca, provare ad alzare le competenze economiche riferite alla pensione degli operatori della pesca. In conferenza Stato-Regioni a breve andrà un decreto che darà la possibilità alle regioni di poter utilizzare i soldi del FEAMP per poter erogare dei contributi a sostegno del settore che ha subito evidentemente il fermo non biologico ma a causa della pandemia. Ed inoltre il governo ha stanziato 20 milioni di euro nel Cur Italia proprio per dare un supporto alle nostre marinerie. A Giulianova è stata presentata una regata contro la violenza di genere a cui parteciperanno i comuni di Teramo, capitanati dalla Commissione Pari Opportunità Provinciale. Continua il nostro lavoro di sensibilizzazione per la lotta alla violenza contro le donne, continua con un evento che coinvolge tutta la costa teramana, tutti i comuni uniti, ricordando, diciamo, riprendendo un evento che è già stato organizzato in passato dalla Commissione per Opportunità di Teramo con la Commissione per Opportunità del Comune di Giulianova, che appunto riguarda la remata contro la violenza sulle donne. Un tempo l'anno scorso fu Gabrielino che, insieme alle barche di Martin Sicuro, fecero, diciamo, questa sorta di manifestazione nella lotta contro la violenza sulle donne, e adesso l'abbiamo proposta a tutti i comuni della costa. Attraverso le CPO dei vari comuni abbiamo organizzato questo evento che si terrà il 2 agosto alle ore 10. Ci sarà la partenza simultanea da parte di tutti i comuni, alle ore 10 partiranno con questa remata. In ogni luogo di partenza di questi 7 comuni sarà posto un gazebo e sarà distribuito materiale informativo sul centro antiviolenza alla Fenice e sulla casa rifugio Casamaia. Volevo ricordare che il periodo del lockdown è stato veramente un durissimo periodo per le donne, costrette a una convivenza forzata spesso con un compagno maltrattante. In quel periodo i telefoni dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare perché le donne non potevano uscire e non potevano denunciare, ma al termine di questo isolamento abbiamo capito che il fenomeno era diventato veramente tanto grave, e allora abbiamo fatto rete, e quindi grazie ai 7 sindaci dei 7 comuni, alle CPO comunali, alla Capitaneria di Porto, alle associazioni territoriali per questa iniziativa. Noi non abbassiamo la guardia e ci impegniamo sempre di più. Quest'anno siamo ben felici di presentarla in tutti e 7 comuni della costa teramana. L'anno scorso invece la prima edizione si è svolta sulla Giulianova e poi la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità ha deciso appunto di estenderla agli altri comuni. È un'attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ma è anche un'opportunità per divulgare quelli che sono gli strumenti presenti in provincia per la lotta alla violenza, come il centro antiviolenza Antifenice e la casa rifugio Casamaia, alle quali le donne si possono rivolgere per chiedere aiuto e mettere quindi fine alla spirale di violenza di cui sono vittime. Questa mattina Anci Abruzzo ed Enea hanno premiato gli studenti della scuola media Benedetto Croce di Villa Santa Maria, vincitori di un concorso nazionale sulla scuola del futuro nel segno della ecosostenibilità. Presidente, il progetto vincitore di questo concorso è davvero un progetto innovativo come ANCE, e voi siete al fianco dei giovani. Noi siamo a fianco dei giovani perché il futuro è dei giovani, e questi ragazzi lo hanno dimostrato, ragazzi di seconda e terza media che riescono a fare un progetto della propria scuola ideale e vincere un primo premio è una cosa interessante. Non dimentichiamo che l'Abruzzo in Italia rappresenta meno del 2%, quindi avere una scuola che è arrivato primo in un premio nazionale, ne siamo orgogliosi e fieri. Progetto innovativo che va nella direzione dell'ecosostenibilità. L'ecosostenibilità è una cosa importante.
Comunque non dimentichiamo che noi veniamo da 50 anni in cui l'edilizia ha avuto tre fasi importanti. La prima in cui si è sviluppata con grandi aiuti nazionali del governo centrale, poi abbiamo avuto la finanziarizzazione di questi immobili, quindi altro sviluppo. Adesso purtroppo stiamo vivendo da ben 12 anni una crisi veramente profonda e buia. Quindi è importante che in questo momento, con i super bonus che vanno verso l'edilizia green, ci sia un nuovo sviluppo, un nuovo importante rinascita dell'edilizia. Ed è importante che questo sviluppo lo facciano i nostri giovani, che sono il futuro della nostra generazione. Un paese dell'entroterra che è conosciuto, come dire, per la fama dei cuochi e quant'altro, oggi si pone anche all'attenzione per via di questi ragazzi che vedono una scuola del futuro proiettata su tutto quello che è un risparmio energetico, cercando di ricapitalizzare anche tutte quelle che sono le energie. Quindi siamo molto molto soddisfatti e pensiamo che loro presenteranno questa progettazione al Comune. Il Comune, tramite ANCE, anche la Regione Abruzzo, vedrà di fare quanto sarà possibile per avere un'idea di progetto, poterlo sviluppare, perché no, anche poterlo finanziare. C'è l'orgoglio di sapere che ci sono delle intelligenze, ci lamentiamo sempre che le nostre intelligenze vanno all'estero. Ecco, io penso che quando ci sono progetti di questo tipo con dei ragazzi che frequentano solo la seconda o la terza media, insomma, andrebbero capitalizzati, e quindi bisogna avere la massima attenzione per poterli fare restare qui e produrre tutto quello che devono per il nostro paese. Il turismo a impatto zero per scoprire il territorio che utilizza come mezzo di locomozione il cavallo. È questo lo spirito di Nexum Equum, il progetto di Ippovia nel parco Gran Sasso, Monti della Laga. 400 km di tracciato all'interno del parco del Gran Sasso Monti della Laga, che tocca 29 comuni tra le province di Teramo, L'Aquila e Pescara. Un anello sviluppato intorno al massiccio. Si tratta di Nexequum, il progetto di ripristino dell'Ippovia del Gran Sasso. È stato infatti firmato l'accordo per realizzare questo tracciato, un metodo per vivere la storia e le tradizioni del territorio attraversandolo con impatto ambientale zero. È un valore aggiunto che struttura un'idea del parco di qualche anno fa, quella dell'Ippovia del Gran Sasso d'Italia, già realizzata, sulla quale però era necessario creare una rete di attenzione e di reale vissuto. Attraverso questo progetto e questo studio si mette a sistema una micro ricettività che mancava per un'idea di residenzialità che forse è il punto debole dei nostri splendidi territori. Non ci manca nulla in termini di bellezza, di paesaggio, di matrici ambientali, ci manca forse una capacità di accoglienza e di sistema. Il progetto di ricerca è stato realizzato dalla società Demiogene dell'Aquila. 60 punti di micro ricettività per persone e cavalli, con un indotto occupazionale che si stima intorno ai 110 addetti, al servizio di quasi 40.000 presenze stimate ogni anno. Andiamo praticamente a rispolverare quelli che sono dei percorsi già tracciati, li riattualizziamo, sicuramente sarà dei numeri in forte crescita. Se pensiamo che abbiamo già nell'ambito, nel nostro ambito Abruzzo, 600 persone che, dico, tra operatori e cultori del turismo equestre già frequentano questi territori. Pensiamo a una grande richiesta da parte anche di persone straniere che vogliono vivere il nostro territorio. Quindi con questo progetto contiamo di aumentare le presenze in numero esponenziale. E adesso parliamo di calcio, di Serie B, penultima giornata con il Pescara impegnato in un match sulla carta semplice contro il già retrocesso Livorno allo stadio Adriatico Cornà. Chiama per l'11 di Sottil, in ritiro da sabato. L'eventuale salvezza diretta passa dai risultati che matureranno su altri campi.
La serata dell'Adriatico tra il campo e un orecchio alla classica radiolina, perché i 90 minuti di questa sera per il Pescara contro il già retrocesso Livorno potrebbero avere un peso relativo se non accoppiati con incassi su altri terreni di gioco dai quali passa l'eventuale salvezza diretta dei biancazzurri, il cui destino è intrecciato a partite che chiariranno meglio il senso dell'ultima giornata di venerdì prossimo contro il Chievo Verona. Al Curi di Perugia infatti il grifo di Massimo Oddo sa che con un successo eviterebbe i play-out perché manterrebbe le tre lunghezze di vantaggio sul Delfino, ma con gli scontri diretti a proprio favore. Io credo che l'unica cosa che può far bene ad un gruppo in questi casi è un po' di leggerezza, un po' di serenità, cercare di infondere fiducia, infondere coraggio, ma gli aspetti tecnici, gli aspetti tattici contano veramente relativamente. Sappiamo che con una vittoria il Perugia è salvo. Dalla parte opposta però ci sarà il Trapani, che ha appena castigato proprio il Pescara e che ha ancora qualche tenue speranza di evitare la Lega Pro e giocarsi almeno uno spareggio. Sono molto concentrato sulla squadra mia, sui miei ragazzi come sempre, perché quello che dobbiamo pensare è noi e non troppo agli altri, perché si rischia poi di disperdere energie o risorse mentali, quindi noi sappiamo che dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro, spremerci come limoni come abbiamo sempre fatto, a prescindere da chi abbiamo di fronte. Altro scontro bollente al Menti di Castellammare di Stabia, le Vespe Campane sono a meno uno dal Pescara, la Cremonese invece è nella stessa situazione del Perugia, 45 lunghezze e scontri diretti a favore rispetto al Delfino. Per noi la vittoria sarebbe vuol dire salvezza matematica e quindi vorrebbe dire un valore straordinario, per loro, con loro la salvezza vorrebbe dire rigiocare un'altra partita con grandi chance. No, noi sicuramente l'equilibrio cercheremo di non perderlo, perché noi abbiamo due risultati che ci possono andare bene e quindi in più nelle mie caratteristiche giocare con una squadra senza equilibrio, perché senza equilibrio secondo me grandi risultati non si possono ottenere. Il Pescara però deve fare il suo, il compito non è impossibile considerando la caratura di un avversario ormai in vacanza e con il fardello di una retrocessione già assimilato. Pur senza Galano e Masciangelo, entrambi squalificati, Sottilla deve vincere e sperare. Potrebbe farlo cambiando nuovamente il sistema di gioco, arretrando Zappa e Balzano sulla linea difensiva, che a quel punto diventerebbe a 4, per dare spazio alla regia di Palmiero con i due interni a supporto al centrocampo. L'attacco dovrebbe prevedere la conferma di Bocic, positivo al provinciale, uno dei pochissimi, insieme ad un Fiorillo monumentale, a salvarsi dalla serataccia di venerdì, che ha portato sabato alla decisione di un ritiro che si prolungherà fino alla gara contro il Chievo Verona, che chiuderà la regular season e dopo la quale il destino del Pescara sarà chiaro. Molto passerà dai due impegni, ma tantissimo, troppo, da quello che succederà altrove. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il mondo del giornalismo, perché è morto nella notte a Pescara il giornalista Lorenzo Labarile, ex direttore di Rete 8 e di altre emittenti private. Lascia la moglie, la cantante lirica Alexandra Lazic. Arrivò in Abruzzo alla fine degli anni 70, è stato direttore anche di Antenna 10, Teleabruzzo regionale e, come detto, nei primi anni 2000 di Rete 8. Aveva collaborato con l'Università d'Annunzio e con il gruppo De Cecco. La Camera Ardente è stata allestita a partire dalle 13 all'obitorio dell'ospedale di Pescara, mentre non si conosce ancora la data dei funerali. E con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.